E allora ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi nuovissima idea perché in questo canale siamo sempre in continua sperimentazione, siamo in continua metamorfosi come camaleonti. Quindi l'unboxing, oggi un altro unboxing, ma attenzione ragazzi, il primo youtuber italiano a portarvi questo format, chi è? Sto sempre il vostro youtuber preferito, sempre tutto live, tutto top. E allora signori e signore, cosa andremo a fare dunque oggi? Un unboxing sì, di cosa ovviamente del mio ultimo live cop per chi non se lo fosse visto. Vi siete perso delle risate, ma potrete sempre recuperarle queste risate andandovi a vedere il mio video. E dopo Live Cop tutti sapete bene che arriva il pacchetto a casa, quindi poi dopo c'è l'unboxing. È già tre volte che imposto la frase per potervi dire come sarà questo nuovo format di video, ma poi mi fermo, non so perché. E allora, oggi unboxing interattivo, ragazzi, interattivo. Vi ho preso alla sprovvista. Cosa vuol dire unboxing interattivo? Significa che sarete voi per la primissima volta, signore e signore, a decidere il destino di questo unboxing, cioè il futuro, tutte le mosse che andrò a fare, la conseguenza dell'andamento di questo video, lo manipolerete direttamente voi da casa vostra su quel letto, quel divano, quella seggiola, incredibile. Ma questo non è possibile in nessun altro canale se non nel mio, cioè. Allora partiamo subito, vi metto 3 secondi per poter scegliere e cliccare con il vostro mouse cosa preferite che vado a fare partendo da adesso. Parti subito con un'ottima scelta, mi sei piaciuto. E allora andiamo a aprire questo pacchetto insieme. Che ovviamente ho optato per l'altra scelta, non so che contenuto si andrà a perdere, cazzi suoi. È abbastanza duro, è abbastanza duro. Attenzione! Subito un'altra opzione. 3 secondi. Ottima scelta, hai fatto una scelta giustissima. Complimenti, anch'io avrei fatto quella. E allora adesso mi metto solo per te, perché hai fatto questa scelta. Un'altra bella decisione che soltanto tu puoi andare a fare. Peccato tu non voglia che io balli la break dance, ma che riprenda il pacchetto. E allora ragazzi, andiamo a prendere il pacchetto e a fargli vedere cosa c'è qui dentro, cosa c'è in questo pacchetto. Soprattutto ho già sfondato l'etichetta, ragazzi, mezzo pacchetto. It's broken. Incredible. Quindi siamo sul pezzo. Guardate. Molto molto figo. Qui alla base, alla busta, cos'è successo? A parte che l'ho tirata, cioè l'ha mangiata al teschio, guarda che lavoro, tutta sbiadita. Tralasciando questa, è ben messa, un po' dappertutto, sì, che packaging voto 7. Ora di personalità vado ad aprire il pacchetto senza interpellarvi. Però ragazzi, aspettatevi anche un sondaggio improvviso, mentre lo apro. Cioè, non vi avverto più ormai, ma siete esperti. Ve lo metto lì, voi dovete votare. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Mamma mia, fratelli, mi ha macchiato tutta la mano sto cazzo il pacchetto. Dai, ora ho capito perché fa così schifo qualcuno due, perché sta scolorando tutto. Ma guarda, bah, che lavoro, guarda che lavoro. Guarda qua, fratelli. Guarda qua. Più brillantini delle Winx, cioè, guarda qua. Peccato, peccato tu abbia votato per lo stare calmo e io abbia optato per l'altra scelta. Che spettacolo, ragazzi, è un cazzo di spettacolo di felpa. Tac! Direttamente a casa Sicurani. Palace Schmidt Fresh Matte Udi, non so come cazzo si chiama. Però è figa perché c'ha questo teschio che è una patch applicata ma non ricamata, cucita. E ora si apre, guardate che magia quando l'apro. Non c'è stata nessuna magia, pensavo ci fosse. Intanto è cascato sto cazzo qua. Ottima scelta. Poi si leva la paper che c'è dentro la felpa, cioè dentro la felpa, sul retro della felpa. Bada, fratelli, ma che spettacolo, ragazzi, siete pronti a vederla? Ho già pucciato il like al video. Bada, fratellino, ma che cazzo stai dicendo, fratellino? Ma che spettacolo di bomba hai comprato, Alessio? Ma non è vero. È surreale. Ma che cazzo stai a dire, Alessio? Ma che cazzo stai a dire? Ma ragazzi. Comunque, a parte questa mega bomba che c'è sulla schiena, nel complesso è carina, però queste toppe delle rose ricordano molto, insomma, roba di bassa qualità. Devo essere sincero. Quest'altra c'è già un po' più di fascino perché c'è la scritta Palace. Poi sul davanti comunque lui è simpatico, mi piace. Ditemi anche voi cosa ne pensate assolutamente. Questo è un bel acquisto, ragazzi. Questo è un bel acquisto anche da mostrarvi, fa scena. Qualità della felpa, sinceramente, ne ho sentite di migliori.
non è il top, però non fa nemmeno schifo, eh. Come sempre, perché io sono uno sportivo, vi faccio vedere anche l'etichetta interna. Palace, qua vedete tipo tutto il nome, cognome, zio, nonna, insomma tutto il grado di parentela di questa felpa. Etichetta sul collo è AQC, con questo cartellino, che contiene, presta bene attenzione ora, che niente, non contiene un cazzo, vedi? Sul fitting, voi mi chiederete come cazzo fitta, larga, stretta, già, allora, già così vedo che è oversize, le t-shirt vestano oversize, cioè vestano anche una taglia di più, per esempio la M veste anche... Chi già c'ha la L di altre magliette, cioè la prova del 9 è questa. Io indosso di felpa una M per tutti i brand. Ora guardiamo questa. Sì, assolutamente. Vada fratellino, ma quanto sono chic, fratellino. Ma se ci metto lui, con questa felpa, fratellino, ma quanto cazzo diventa influencer? No, fratellino, dimmelo te. Cioè, fratello 1, fratello 2. E quindi, taglia M, questa volta, è per chi veramente indossa una M. Veste fit size, come cazzo si dice? True size veste. S per chi ha già la S, L per chi ha già la L, e M per chi non gliene fotte una minchia. E avete capito che cazzo di contenuto sono andato a fare? Unboxing interattivo, avete deciso tutto voi. E questo è un finale inedito, nel senso, non è uguale a se aveste fatto prima altre scelte, avreste preso altre decisioni. Incredibile. Solo per questo ti chiedo di mettere un bel like, ma te l'avevo già chiesto anche prima, avevi già fatto la tua scelta. E iscrivermi al mio canale, seguirmi anche su Instagram. Noi ragazzi ci vediamo soon con un altro contenuto. Spero che questo ti sia piaciuto. Ti ringrazio per l'attenzione.